Ciao Ciurma Vegan e bentornati sul canale. Quando si parla dello sfruttamento e dell'uccisione degli animali non umani all'interno degli allevamenti, all'interno dei mattatoi, è facile che si dica sono d'accordo, è sbagliato, ma comunque è un percorso, no? È un viaggio personale, io sono in viaggio, io sto facendo un mio percorso personale, un passetto alla volta ci arriverò. Ma mi chiedo se in una circostanza differente, in cui la violenza e la crudeltà sono esercitate magari non nei confronti di un maiale, ma di un cane. A me è successo purtroppo, tantissime volte, di vedere dei cani che vengono adottati, purtroppo a volte comprati come fossero cose da degli umani, e poi vengono, non dico neanche abbandonati in autostrada, che comunque ancora succede che i cani vengano abbandonati e quindi automaticamente condannati a morire, o a finire in un canile, o messi sotto da una macchina. Abbandonati su un terrazzo. Famiglie che prendono dei cani e poi li lasciano per 8, 9, 10 ore da soli su un terrazzo, al caldo, al freddo, 2 metri per 2, fine, no? In quelle circostanze lì, in cui sentiamo il sangue che ci bolle dentro perché diciamo, cacchio, ma è possibile che tu possa fare una tale crudeltà, una tale ingiustizia? Ma cosa pensi che sia, una pianta, un edera sto cane? Cioè, se non hai la possibilità di starci dietro, non prenderlo, ma allora perché non è mica un giocattolo, no? Quante volte si sentono questi discorsi? Allora, in una circostanza del genere, un cane in un terrazzo, su un terrazzo, piove, fa freddo, c'ha sì o no l'acqua, forse da mangiare, sei fortunato, ok. In quelle circostanze lì, diremmo mai, hai ragione, è terribile, però comunque ha un percorso, ognuno ha i suoi tempi, un passetto alla volta, no? È un viaggio personale questo. Io non credo. Qualche giorno fa ho ricevuto un'email da una persona che segue questo canale, mi ha detto, guarda, seguendo i tuoi video ho smesso di mangiare gli animali, non credo che riuscirai a diventare vegan, perché mi sembra, forse non me la sento, adesso non ricordo esattamente le parole che ha utilizzato. E poi mi ha raccontato che dove lavora lei, vicino a lei, no, il palazzo di fronte, c'è proprio un cane che vive su questo terrazzo, che fa avanti e indietro, piange, vorrebbe entrare, sta lì 10 ore al giorno, 8-10 ore al giorno, ha detto che spesso e volentieri si dimenticano anche di dargli l'acqua, piange, ma se ne fregano alla stragrande, quindi l'hanno preso come se fosse così, appunto, una pianta di abbellimento per la casa, e lei mi dice, giù, vorrei tanto fare qualcosa, mi dispiace tantissimo veramente vederlo in questo stato, anche se piove, sta sempre lì, io lo vedo che trema, non gli mettono neanche una cuccia, ma che si può fare? Ho risposto a questa persona dicendole, ho due cose da dirti, una bella e una brutta. Quella brutta è che purtroppo la condizione di questo cane, di questo animale non umano, è molto frequente, perché purtroppo attualmente nella nostra società, per legge, gli animali non umani sono considerati come delle proprietà degli umani. E quindi purtroppo situazioni così sono all'ordine del giorno e spesso e volentieri nessuno fa niente, nessuno interviene. La bella notizia però è che tu sei vegan, e non te ne rendi conto, perché se ti si spezza giustamente il cuore nel vedere un cane da solo 10 ore al giorno chiuso in un terrazzo, è perché sei contrario al maltrattamento e allo sfruttamento degli animali non umani. E tutti loro, tutti quelli che vengono sfruttati per il loro latte, per le loro uova, per la loro lana, per la loro carne, per la loro pelliccia, per la loro vita, vivono se possibile 100 volte peggio rispetto a quel povero cane chiuso sul terrazzo. Come lui, piangono disperati. Come lui, non ricevono rispetto, affetto e amore. Come lui, spesso vivono una vita in isolamento e cercano invano di scappare dalla loro prigionia. E oltre a tutto questo, c'è un ulteriore orrore. Perché vengono anche torturati fisicamente e psicologicamente, comprati e venduti, uccisi, fatti a pezzi e mangiati. E tutto questo certamente succede per prosciutto, bistecche e sushi, ma anche per una maionese, un cappuccino o una mozzarella. Quindi se non siete vegan e vi bolle il sangue nelle vene nel vedere un individuo chiuso fuori da solo su un terrazzo, vi bollirebbe il sangue nello stesso identico modo nel vedere una mamma cinghiale che agonizza davanti ai suoi cuccioli
in un bosco perché uccisa da un cacciatore. Nello stesso identico modo, se voi vedeste un vitello che viene trascinato, allontanato da sua madre, mentre entrambi piangono disperati, stareste male nello stesso identico modo se vedeste una gallina a cui viene tagliata la gola nel momento in cui non è abbastanza produttiva. Stareste male se voi vedeste le mucche sfruttate per il loro latte, quando giunge il loro momento per andare al mattatoio. Se pensiamo che gli animali non umani non meritino terrazzi vuoti e freddi in cui vivere, automaticamente, con logica, sappiamo già perfettamente, perché sono già i nostri valori, che non meritano neanche gabbie, catene, proiettili nel cranio, coltelli nelle gole e mattatoi. Il fatto di essere contrari a un cane abbandonato in autostrada o su un terrazzo non cambia niente nella nostra vita e nelle nostre abitudini, mentre invece essere contrari ai mattatoi e agli allevamenti cambia come qualcosa nella nostra quotidianità, cambia come qualcosa nelle nostre abitudini. E so che siamo tutti abituati a metterci sempre al primo posto, ma se scendessimo per un secondo da questo piedistallo, ci renderemmo conto che questo è un problema che riguarda qualcuno che viene messo al mondo apposta per essere sfruttato per soldi, ucciso, fatto a pezzi e mangiato, perché l'unico viaggio, il motivo per cui io dedico la mia vita a tutto questo, è che un giorno ho realizzato che è l'unico viaggio che fanno gli animali non umani nella loro vita di merda che noi gli imponiamo è quello che li porta al mattatoio, un posto che viene costruito apposta per ammazzare degli individui, perché non è che gli animali muoiono, gli animali vengono uccisi, la loro vita viene stroncata, e quindi è questo il percorso, è questo il viaggio, passetto per passetto, che a me interessa, il loro. È questo su cui dovremmo concentrarci, perché non è un'alimentazione, non è una dieta, non è una moda, è un principio, è un valore morale che proviamo e quindi ci comportiamo di conseguenza. E quindi, se pensate che sia sbagliato sfruttare e uccidere gli animali non umani, sia per far diventare il loro corpo un panino, un paio di scarpe, per sfruttare la loro vita, per prendergli il latte, per prendergli le uova, per prendergli la pelle, la pelliccia, diventate vegan, fatelo, perché non è un ma no, non vorrei esagerare tutto di colpo, ma essere contrari alla violenza e alla crudeltà e alla tortura in una botta, in un secondo, dovrebbe rendervi felici, dovrebbe farvi pensare sono felice di me, sono contento di aver fatto qualcosa di giusto. Non dire giusto, perché così sembra che ti schieri. Io mi schiero, e come, io sono felicissima di schierarmi, e il canale esiste per questo. Io so che quando si viene a conoscenza di questa verità si resta come destabilizzati, perché si è fatto qualcosa per tutta la vita e adesso scopri che è sbagliato e terribile e tu non te ne hai reso conto. Quindi prendetevi del tempo per metabolizzare quello che scoprite, informatevi, approfondite e poi cambiate, molto semplicemente, comportandovi di conseguenza, secondo il vostro carattere, che spero ci sia dentro di voi qualcosa che vi fa pensare io ho delle mie idee, io ho dei miei valori. Ho un amico che un giorno mi ha detto: io non ero vegan, poi ho scoperto la verità e mi sono sentito come se per tutta la vita avessi guidato contromano, e quindi semplicemente ho ricominciato a guidare nella direzione giusta, senza se, ma, però, adesso vediamo fra un anno se ho sbagliato. Però ho capito di aver sbagliato e adesso voglio schierarmi dalla parte delle vittime. Io vi ringrazio tantissimo per aver seguito questo video e naturalmente, se pensate che possa essere utile a qualcuno, condividetelo. Vi mando un bacio gigantesco, con affetto, ora e per sempre, vegana.